Allora, ragazzi, andiamo avanti, facciamo un nuovo video. Questa volta parliamo dei bronzer, quindi quello per il contouring e il vero e proprio bronzer, quindi quello caldo. Sono solo due colori, uno, ripeto, per il contouring che è il numero 18 e uno bronzer classico, il 19. Si possono utilizzare separati o insieme, ok? Io ora su farò due prove così vi faccio vedere la differenza di effetto. Lo metterò, diciamo, non farò un vero e proprio contouring con questo qui, perché farò una sorta di ridefinizione dei volumi senza essere troppo netta nelle ombre, in modo tale che potrò mettere negli stessi punti anche il bronzer 19, che è quello più caldo. Volendo potete fare anche, magari farò un altro video, ma devo rifare la base per quello. Volendo potete mettere sia questo andando invece a fare un vero e proprio contouring, sia questo andando invece soltanto a scaldare. Ovviamente, se volete utilizzare entrambi i matitoni, dovete essere un po' più ligi nei punti dove si vanno a mettere, ok? Però nei punti in cui li metterò io ora potete tranquillamente posizionare sia uno che l'altro. Allora, il caldo, che in realtà serve per simulare un po' quell'effetto baciato dal sole. Ok, facciamo basta. Sfumo. Ripeto, questo non è il classico punto dove si mette il bronzer, ma è una via di mezzo proprio per farvi vedere la differenza di effetto con l'altro. Si sfumano benissimo, l'ho solo poggiato benissimo proprio. Guardate che bello, eh? Questo è quello caldo. Andiamo con quello freddo, quindi con il numero 18. Che è quello che ovviamente a me piace un po' di più. Con lo stesso pennello, ripeto, oggi non siamo, nonostante sia lo stesso pennello, si vede, no? Che la definizione è un po' più importante. Bello, bellissimo, bellissimo. Il freddo, ragazze, è meraviglioso. Cioè, ci sono, li sfumo anche qui. Ah, e anche. Ok, quindi ho usato lo stesso pennello girandolo un pochino. Qui si vede che il prodotto è freddo, qui si vede che il prodotto è caldo. Vi faccio vedere anche un pochino l'effetto baciato dal sole. Utilizzo lo stesso pennello, questo è un pennello da fondotinta. Quindi dovete metterlo lì dove tendete, quindi ho messo, scusate, il caldo, e dovete metterlo lì dove tendete a prendere il sole più facilmente. Guardate che bello. Molto, molto, molto bello. Sfumo anche qui a questo punto, così cerco di fare una cosa omogenea. Ok. Questo freddo, anche se è molto freddo, non lascia assolutamente strisciate o cose varie, cosa molto difficile. Veramente ottimo, ottimo prodotto, ragazze. L'effetto, tra l'altro, di tutte e due insieme è meraviglioso. Eccolo qui. Una base bellissima. Levigata, ottimo, stra, stra, stra approvati, assolutamente.